Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Non era in programma questo video, però ve lo voglio dedicare a sto grande asso. Allora, innanzitutto mi seguite su Instagram, perché un ragazzo me l'ha segnalato su Instagram. Quindi ragazzi, seguitemi su Instagram, il link è in descrizione. Ci sgariamo dalle risate su Instagram, ragazzi. Veramente il profilo più divertente di Instagram, ho vinto un premio. Allora, il video di asso, non so se l'avete visto. Poi c'è stata la risposta di Lorenzo, con cui concordo in pieno. Il video di Asso mi ha sorpreso perché Asso mi aveva fatto i complimenti nella discussione con Mastrangelo, che tutti ricorderete. In quella discussione poi è che Mastrangelo ha deviato sulle puttanate, non ha risposto nel merito, insomma, non sa niente di quell'argomento. Speravo un pochettino conoscesse, perché comunque ha visto che fa programmi, cose. Ho visto anche un altro video in cui citava i youtuber romanisti con un presidente del Roma Club che ne sa probabilmente quanto lui e che ha utilizzato come metro di paragone. Allora, se dice il presidente del Roma Club mi dà ragione, avevo ragione io. No, il presidente del Roma Club non ne sa niente quanto te. Detto questo, insomma, quella discussione, Asso mi aveva dato ragione, mi aveva sostenuto, mi aveva citato anche nel suo video, mi aveva fatto i complimenti sotto il video. Quindi non ho capito bene il commento di oggi. Poi dice non fare il commercialista. Non è che lo faccio il commercialista, non è che mi comporto così, mi atteggio da commercialista. Stavo in ufficio stamattina, se non hai visto, insomma, il mood era un po' più pagato, perché non potevo chiaramente urlare o alzare la voce. Quindi la questione qual è? Che il video di oggi di Asso, secondo me, non ha significato, quindi non... lui ha scritto non è un dissing. No, non è un dissing, ha ragione, nel senso, in questo senso non è un dissing. Potevi anche citare le persone direttamente, perché si capiva tranquillamente, perché molta gente segue me, segue te, segue Lorenzo. No, secondo me non si può neanche definire un dissing, perché non è che ci sono contenuti, è una tua opinione. Ma io che devo dire adesso? Vi aspettate che dica no, Asso stai sbagliando? Perché è un'opinione, poi è un'opinione che è anche infondata, nel senso, Asso ha detto le stesse identiche cose mie, tranne il fatto che non ha aggiunto la parte economica, ha voluto sottolineare l'importanza crescita della squadra, il prestigio, tutte cose che io vi ripeto sempre quando si gioca in Europa, per molti motivi, e alla fine lui non ha messo l'aspetto economico. Cioè, ho dato questo dato in più. Ma il mio discorso, quando inizio il video e dico non me ne rendete conto, non sapete, non mi riferisco a quelle persone che effettivamente non sono del campo, perché se io video le faccio per le persone del campo, mi riferisco per le persone che scientemente continuano a dire cazzate. Perché ragazzi, ci sono persone qui, qualcuno se ne è reso conto, che continuano a scrivermi delle cose che non sono vere. Ci sono persone che continuano ad andare in radio e dire cose che non sono vere. Ci sono persone che fanno video su YouTube, poracci, e dicono cose che non sono vere. Quindi, in quel senso io mi posso agitare, perché ci sono delle persone che ci credono. Quella di Asso è un'opinione che ci può stare. Era il momento di tirar fuori l'aspetto economico? Secondo me sì, perché secondo me era il caso di evidenziare che, guardate, che queste sono le partite determinanti. Stasera, se non dovessimo vincere, è un dramma, è un problema, perché la questione è stata, quando siamo usciti con il Porto, a nessuno gliene è fregato più di tanto, ragazzi. Ci siamo dispiaciuti, sì, ma se avessimo perso un derby, le persone si sarebbero dispiaciute di più, senza realizzare che l'uscita col Porto ti ha fatto poi andare a vendere a fine anno Salah. La stessa cosa può succedere se tu non riesci a passare questo girone di Champions League, che è fondamentale, è più importante di alcune partite del campionato. Purtroppo è questa la realtà e questa è la cosa che secondo me dobbiamo accettare. Poi tu potrai dire, ah, l'aspetto economico non ci deve interessare. Benissimo, non mi interessa l'aspetto economico. A giugno però rompete il cazzo se si vende qualche calciatore, Non rompete se a giugno si vende qualche calciatore, perché io vi segno tutti quanti quelli che mi dicono, ah, vabbè, però porti questi video, il coso economico. Va benissimo, non vi interessa. A giugno non potete parlare poi, Se non vi interessa adesso, non vi interessa solo a giugno. Quindi fate i tifosi e non rompete e parlate. Cioè, tifate la Roma, punto e basta, la sostenete. Io ho sempre detto, e chi riesce a sostenere la Roma fregandosene tutto il resto, sono i tifosi, quelli di una volta, e sono la parte più pura del tifo romanista. Io sto cercando semplicemente di portare dei contenuti per chiarire alcuni aspetti economici. Comunque, detto questo, non è che ce l'ho qua, anzi lo seguo, e vi dico, due giorni fa io volevo fare i complimenti, perché stiamo portando noi youtuber romanisti delle cose diverse, diversificandole molto, e lungi da me veramente fare una guerra interna tra il tipo romanista, perché è quello che odio delle radio. Odio i dualismi Sensi Pallotta, odio i dualismi Totti Spalletti, Totti Società, odio il dualismo prima dopo, tutte quelle cose su cui i giornali e i comunicatori mangiano
a discapito effettivamente della Roma, che in questi anni secondo me poteva vincere molto di più, ma proprio per questi dualismi insensati ha vinto meno di quello che poteva vincere. In chiusura, niente, volevo dire che concordo con quello che ha detto Lorenzo. Anche la storia di Lorenzo, di Malcolm, no? Cioè, fa il video su Malcolm, ma che te frega, cioè, voglio dire. Peraltro lo volevo fare anche io il video su Malcolm, perché non so se avete visto, su Instagram ha condiviso una foto con un passo della Bibbia. Cioè, una cosa veramente faceva troppo ridere. Poi ho visto il video di Lorenzo, ho detto, vabbè, dai, l'ha fatto Lorenzo, non lo faccio anche io, ma che me frega. Però il video su Malcolm ci poteva stare. Ha letto una notizia, fa il video, ne parla. Ma che vi frega a voi? Che ti frega a te, asso? Se la gente lo guarda, bene. Se non lo guarda, pazienza. Ognuno porta quello che gli pare. Poi, un'ultima cosa, hai citato. No, perché quelli delle live reaction. Faccio anche le live reaction. Faccio tutto, asso. Dimmi quello che io devo fare e io lo faccio. Tu me lo dici e io te lo faccio, te lo porto. Che cosa vuoi che ti porto? Ti porto, sono andato lì allo stadio a farti vedere i treni di Rodival, ti porto con le cose di calcio e finanza, ti porto le reazioni a caldo post partita, le live reaction, non lo so, per citare un grande telefilm, ragazzi, ditemi che volete fare, se volete scureggio, cioè non, se volete posso scureggiare, per citare il grande telefilm Boris, ragazzi. Comunque, con questo ho concluso, ragazzi, ciao Asta, ciao Lorenzo, ciao a tutti quanti, ciao Tattico anche, al prossimo video.